Ciao carissimo, sono Francesca Tommasini, professionista immobiliare 3.0. Anche oggi ho una soluzione fantastica da proporti, veramente non vedrai l'ora di venire ad abitare qua. Tra l'altro siamo in un contesto bellissimo, diciamo a livello poi di collocazione siamo in una zona strategica di Milano, che siamo praticamente a ridosso del centro storico, ma vicinissimo ad Arsena, quindi il luogo di socialità per tutti i giovani. Siamo vicini all'università, quindi per te andare in forma anche in statale sarà comodissimo. Quindi pensaci, perché per settembre sarà pronto. Al momento no, cercherò di raccontartelo e di fartelo vivere al meglio. Ok, qui siamo già nell'androne, siamo piano terra, è vero, però come vedrai è molto molto luminoso. Ora ti conduco all'interno, porta blindata, bellissima. Mi hanno detto che sono un pandan, io non l'ho fatta apposta, ma mi è venuta così. Prego, benvenuto in questo nuovo spazio, io lo trovo meraviglioso, meraviglioso. Ha una forma un po' particolare, a L, però ha un'estensione dove tu potrai veramente avere la tua privacy da un lato, ma anche vivere benissimo in questi ambienti comuni. Abbiamo già un bagno qui che sarà più una lavanderia, in realtà ragazzi è il terzo bagno, quindi qui abbiamo la possibilità di 3 camere con 3 bagni, quindi privacy assoluta. Qui siamo nella zona giorno, come puoi vedere, luminosissima, tutto bianco. Qua avremo la cucina che farà angolo, quindi sarà la cucina completamente allestita e corredata di tutto quello che serve per poter cucinare e vivere al meglio. Qui avremo poi una zona, diciamo, living, come si definisce oggi, con divano, ci sarà la televisione. Qui immaginati tutto bianco, chiaro, perché bisogna far risaltare la luce e rendere l'appartamento il più possibile luminoso, quindi non dobbiamo sentirci al buio perché si dà su un cortile interno, al contrario ci sarà un effetto veramente incredibile. Poi, proseguendo, abbiamo un'altra area, io trovo questo proprio bellissimo, questo è effettivamente anche un ufficio, ma trovo geniale aver mantenuto questo tipo di separé tra la zona giorno e quello che poi conduce alla zona notte. Qui ci sarà un'area molto furba pensata dal proprietario che sarà allestita tutta da armadi, quindi saranno armadi a disposizione delle persone che alloggeranno in questo appartamento. E in più qui avverrà comunque allestita una zona, diciamo così, per invitare gli amici, quindi con un tavolo dove sarà possibile studiare anche in gruppo, fare vari progetti, insomma in base a quello che saranno poi le necessità dello studio, insomma del percorso universitario. Chiaramente ci sarà l'aria condizionata dappertutto, in tutte le camere, il riscaldamento sarà centralizzato, quindi veramente molto molto bello. E qui proprio la notte, quindi parliamo di, in questo momento soprattutto, una stanza o due da poter affittare. Quindi questa è una... Anche qui devi immaginare tutto bianco, vedi anche delle porte, le maniglie, veramente tutto molto curato e insomma questi signori, devo dire, mi hanno dato una bellissima impressione e vogliono fare un bel lavoro, quindi rendere proprio l'ambiente il più gradevole, il più piacevole possibile. Tutti i letti e le stanze saranno da 1,5 piazze, col cassettone sotto, quindi ulteriore spazio per tutto quello che sono le cose private, un armadio con 2 e una scrivania, quindi come ti ho già detto prima, se vorrai la tua privacy sarà totalmente salvaguardata, ma avrai comunque accesso a degli spazi in comune veramente bellissimi e unici. Poi probabilmente abbiamo un'altra stanza e qui, anche qui, immaginati lo stesso concetto, quindi letto 1,5 piazze, piccolo armadio e scrivania. Lo stesso concetto che verrà applicato anche nell'altra stanza. Ok, tutto chiaro, tutto molto luminoso, molto gradevole dal mio punto di vista. E non ultimo ci sarà il bagno. Ora non abbiamo la luce, ma comunque ci sarà un bellissimo bagno con doccia, una bella doccia con soffione molto grande, insomma, il lavandino di vetro, molto moderno, molto stiloso, molto design. Ti sembra freddo? No, sarà veramente accoglientissimo secondo me. Io ci farei la firma. Allora, ti parlavo dei dintorni. Guarda, qui siamo veramente in una zona pazzesca. Che hai visto? Si va di qua, siamo in Corso Italia e con una fermata sei in Piazza del Sole, ovvero Piazza Duomo. Poi qui ci sarà la nuova metropolitana.
ti avrai una fermata davanti a casa. Questa nuova linea è lunghissima perché ti porta direttamente a Linate da un lato e dall'altra parte in fondo al Naviglio, quindi veramente sei in una collocazione che più strategica di così si muore. Se si va di qua invece, qua praticamente siamo un po' da Ticinese, Carrobbio, quindi insomma siamo nel cuore di Milano, anche zona, se vogliamo, di divertimento serale, no? Quindi diciamo che puoi unire il utile al dilettevole. E non ultimo, in fondo a questa via, tra l'altro una volta facevano la fiera di Sinigaglia, che era una fiera dell'usato ed era molto tipica, ogni sabato venivi qua e provavi cose usate fighissime, non so, gli anfibi, il chiodo, mi ricordo queste cose nella mia gioventù. E di qua arrivi direttamente in Darsena, quindi io non voglio dire altro, cioè non ci sono altri motivi che ostino la scelta di questa stanza. Cosa devi fare ora? Ebbene, io, come visto, è una casa che sotto la tua, ho cercato di descriverla al meglio possibile, no? Per come l'ho vissuta io la prima volta che l'ho vista e come mi hanno fatto, diciamo, sapere i proprietari che la vogliono organizzare. Quindi per me sarà meravigliosa e secondo me ti ho fatto venire la voglia. Quindi la disponibilità sarà, diciamo, come preparazione e lancio da fine agosto. Ma io quello che ti consiglio di fare è già di prenotare il tuo posto, perché sono certa che come la pubblico, social, eccetera, andrà via. Quindi non perdere tempo, contattami e